In collegamento con noi questa mattina c'è Paoletta, conduttrice di Radio Italia, famosa DJ, che ha vissuto un'esperienza purtroppo di questo tipo. Buongiorno, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao. Vittima sì. È stata proprio il tuo bambino, vero Paola? Come è andata? Sì, è successo ad agosto, il mio bambino ha preso dalla mia borsa un biscottino, per cui volevo dire al dottore, al pediatra presente in studio, che tutto si può calcolare, però non è vero fino in fondo, perché è imprevedibile quello che fa un bambino. Samuele ha preso il biscottino dalla mia borsa, un biscottino piccolo, e a 2 anni ha pensato non di masticarlo, ma di ingoiarlo. È l'imprevedibilità delle cose quello che fa paura. Infatti, cosa è successo? Ha tappato la sua gola, e come il medico può spiegare meglio di me, la gola di un bambino così piccolo non è un tubo dritto come il nostro, però fa più fatica il cibo a scendere giù. Si è tappata la gola, ha smesso di respirare, ha aperto questi occhi in modo enorme, questo mi rimarrà nella memoria per sempre. Ma io ho avuto una grazia, la grazia è stata la Croce Rossa che pochi mesi prima mi aveva fatto, a me e molte altre persone ad Erba, una lezione sulle disostruzioni. E quindi ho fatto le 2 manovre, le ho praticate per 4-5 volte, perché probabilmente le prime le ho fatte male, perché dai delle pacche troppo leggere, invece devi andare più pesante. Ma anche la concitazione del momento, Paoletta, immagino che tu ti sia anche spaventata. No, non hai il tempo per sì, lo spavento c'è, però ti viene dopo piangi, dopo stai male, dopo hai la nausea, dopo. Però se tu sai che cosa devi fare, fai quello. Allora, molti dicono, è successo anche al mio bambino, l'ho messo sotto sopra, gli ho cacciato 2 dita in gola. È sbagliato, è andata di fortuna che si è liberato il bambino, però in quel modo puoi peggiorarle le cose. Bisogna fare i corsi di disostruzione e anche di rianimazione, perché grazie, non è Paoletta. Vero che i bambini... Grazie, perché proprio qui in studio abbiamo un medico che si chiama Marco Squicciardini, che è un esperto di tecniche di desostruzione, gira per le scuole, tiene corsi di formazione ed è proprio qui per aiutarci a riconoscere intanto i sintomi di soffocamento, quando certo. accade, eccetera, e poi anche per mostrarci praticamente cosa fare in caso di emergenza, certo. dottore. Sì. Sintomi, il cambio del colore, le mani intorno al collo, il famoso segno delle mani intorno al collo, si dice che ognuno vede ciò che conosce, quindi... La mamma informata, come diceva Paoletta, ha riconosciuto e immediatamente si pone nelle condizioni di fare la cosa giusta. Ci fa una dimostrazione pratica? Vedo che abbiamo qui sì, anche dei bambolotti. Manichini. Sì, allora mettiamo nel caso di un lattante, no? Così procediamo proprio dal lattante più piccolo. Il lattante ha un rigurgito, qualcosa gli ostruisce le vie aeree. Che cosa succede? Cambia subito colore. Allora la mamma molto attenta guarda, vede questo cambio di colore. La prima cosa da fare, se c'è qualcuno vicino a noi, è allertarlo. C'è qualcosa che non va. Dopodiché il lattante viene preso per la mandibola, si appoggia a testa in giù in questa maniera, assicurandolo. La presa della mandibola serve per non creare dei danni. La gamba appoggiata in questa maniera, e si effettuano 5 colpi tra le scapole con via di fuga laterale. Diciamo che già questo, un lattante che ha liquido o semiliquido, serve per esatto, far uscire. Però le linee guida internazionali prevedono che le manovre siano anche alternate a 5 compressioni lente e profonde al centro dello sterno, in questa maniera. Però diciamo che già ecco, questo, se ogni mamma nei corsi preparto no, vedesse questo, diventerebbe... solo un brutto spavento, come ha detto Paoletta, ma so cosa fare, la scarica di adrenalina mi permette di fare subito la cosa giusta. Nel caso invece di un bambino, già un po' più grande. Mettiamo un bambino un po' più grande, mi trovo a una festa, il bambino mangia una caramella, gli va di traverso, la prima cosa che fa comincia a tossire, allora qui arrivava zio Pino che metteva il dito in bocca, che non si fa. Ma a questo punto che cosa faccio? Lo invito a tossire, smette di tossire, mani intorno al collo, cambio di colore, aiuto, c'è un bambino che sta male, chiamate un'ambulanza, dopodiché la mia mano passa sotto al braccio, lo posiziono a testa in giù sul ginocchio ed effetto 5 colpi verso l'esterno con via di fuga laterale per non colpire il capo, alternati a quella che è la manovra che invece si fa all'adulto o al ragazzo più grande, manovra di Heimlich che prende il nome dal medico americano che l'ha creata, che l'ha inventata, pollice sul processo xifoideo, cioè la base dello sterno, la mano passa dentro e con la testa di lato per non subire colpi si fanno queste semplici manovre, questa è la manovra di Heimlich che salva molte persone. Questa manovra genera una pressione che permette al corpo esterno di fuoriuscire. Nel caso in cui il messaggio è positivo, perché dove arrivano queste informazioni non succede fortunatamente nulla di grave, se nel caso in cui però questo bambino non è stato disostruito da queste manovre, allora è fondamentale che la mamma, la maestra, le persone
conoscano le manovre di rianimazione. Quindi a questo punto si cominceranno delle manovre di rianimazione, che sono quelle che fanno i bagnini quando cercano di salvare qualcuno, un annegato, e si alternano 30 compressioni a due ventilazioni. In questo modo si va avanti. Poi, se per caso arriva un defibrillatore, che adesso col decreto Balduzzi tra 19 mesi verrà reso obbligatorio, allora questo veramente è il completamento di tutto. Perché? Perché la rianimazione unita al defibrillatore può veramente salvare molte vite. Questo permetterà di proteggere non solo la vita di un bambino, che è alla base di tutto, ma anche di dare un forte segnale sociale. Grazie, dottore. Paoletta, velocemente, ti riconosci in queste tecniche? Sono quelle che hai usato anche tu? Esattamente quello che ho imparato, perché sono universali. C'è una cosa che vorrei aggiungere: queste tecniche dovrebbero essere insegnate a tutte le mamme nei corsi preparto, a tutte le maestre. La domanda che faccio alle mamme a casa: voi che mandate i figli a scuola, quelli piccolini al nido, le vostre maestre conoscono queste tecniche? Allora, io ho indetto una petizione, firmiamo questa petizione affinché diventi obbligatorio imparare queste tecniche. paolettablog.it. Una firma, ne ho raccolte circa 4.000, me ne servono perlomeno 10.000 per andare toc toc dal Ministro della Salute e dire: rendiamo tutto questo obbligatorio. La Croce Rossa ci farà lezione, ci insegnerà tutto in modo molto semplice. Bastano pochi secondi per salvare la vita di un bambino. Chiara Paoletta, credo che poi ci risentiremo nel giro di una settimana, raggiungerai e taglierai ampiamente questo traguardo, perché grazie a Dio il nostro Speriamo. Programma molto molto seguito. Però diciamo che non solo le mamme, anche i papà, perché poi alla fine o c'è uno o c'è l'altro, sono, certo. Abbiamo visto cosa fare davanti a un caso di soffocamento da cibo. Ci sono anche cose da non fare, probabilmente. Prima Paoletta ricordava di non mettere le mani in bocca. Villani. In questi corsi, che sono fatti secondo delle regole ben stabilite, la Società Italiana di Pediatria e in particolare la Società Italiana di Medicina dell'Emergenza e Urgenza Pediatrica organizza ormai da tantissimi anni dei corsi, che sono dei corsi certificati, diretti proprio alla popolazione pediatrica e tagliati per genitori che devono confrontarsi con i bambini, e vengono insegnati in dei corsi che hanno una durata di 4 ore, quindi non sono dei corsi che durano tantissimo. E ci sono delle esperienze, prima si faceva riferimento alle insegnanti. Roma, nello scorso anno, è stato fatto un corso proprio dalla società scientifica, cioè dalla Società Italiana di Medicina dell'Emergenza e Urgenza Pediatrica, in collaborazione alla Società Italiana di Pediatria, a tutte le maestre dell'asilo e delle scuole elementari. Stavo pensando a una cosa, visto che un giorno a settimana mio figlio, e poi qui siamo tutti genitori, mangia a scuola, non so se chiederò a lei, dottor Villani, oppure a Paoletta o a Squicciarini, ma il personale della mensa, dalla cuoca alla detta che porta i piatti, per legge devono conoscere queste manovre o no? Ci sono delle categorie che devono conoscere queste manovre, quindi questi corsi di rianimazione di base avanzata, per esempio, vengono fatti ai medici, agli infermieri. Ci sono delle categorie. Sì, no, ma il personale che serve a mensa nelle mense scolastiche. È una cultura che sta nascendo paradossalmente, quindi solo da qualche tempo, da qualche anno che questi corsi vengono fatti e vengono diffusi, e quindi questo richiede del tempo, però sicuramente rispetto a 10-15 anni fa si è molto avanti, quindi sempre più categorie. I militari, i vigili urbani, quindi cercano di imparare, di impratichirsi con queste manovre. Ma mi sorge il sospetto che magari qualcuno possa anche non volersi prendere la responsabilità di fare certe manovre. Squicciarini? Sì, esattamente. Cioè, perché tempo fa, ricordo, come dire, mi misi a disposizione un defibrillatore e mi dissero: ma qui nessuno si vuol prendere la responsabilità. Cioè, fare la manovra di Heimlich, se poi uno ha qualche problema e ci lascia la pelle? No, è un problema culturale. Io ho cominciato il mio percorso proprio in Croce Rossa, Federazione Italiana dei Pediatri, sono stato anche istruttore della Simeup, adesso con Salvamento Academy. Facciamo mass training gratuiti in tutta Italia nelle scuole, no? 300-400 persone con le maestre. A volte i genitori vanno dalla preside e la preside dice: siccome non è previsto per legge, questo non lo possiamo fare. Mentre invece a volte solo guardare, provare con dei manichini cambia. È un salto chiedo di civiltà. Scusa, solo perché non è previsto la legge, si lavano, in teoria ci potrebbero, come dire, essere perfettamente in regola. Paoletta? È così? Torio.
E per prego. Quello il motivo della... non è obbligatorio. L'insegnante di tuo figlio non è obbligata a conoscere queste manovre. È per quello che io richiedo le firme sulla mia petizione, affinché diventi obbligatorio impararlo per gli insegnanti, per le mamme, i papà, tutti quelli che sono vicini ai bambini. Deve diventare obbligatorio. Ripeti in Italia, il tuo blog, non è obbligatorio, per favore, ma è da terzo mondo. Ripeti il tuo blog, per favore, Paoletta. www.paolettablog.it Una firma. Ok, per favore. Caro dottor Villani, in questo momento ci stanno seguendo molte famiglie, anche il nostro cognome in famiglia va da sé, è un progetto. L'argomento però è di quelli che mettono ansia. Adesso abbiamo fatto vedere come funziona, abbiamo fatto divulgazione, quello che si chiama servizio pubblico. Possiamo dire qualcosa che rassicuri i genitori? Ma certamente sì, quindi non far diventare il pasto un momento di ansia, quindi assolutamente essere tranquilli, però certo cercare di informarsi e laddove possibile imparare delle tecniche di sostruzione che, come dicevamo, non sono particolarmente complesse e possono dare molta sicurezza a chi è intorno ai bambini. Lei che è una delle punte d'eccellenza, c'è una cosa che proprio eviterebbe di dare a un bambino, così sto proprio sicuro? Come dicevamo prima, la frutta secca tra i 2 e i 4 anni, si sopravvive anche senza mangiarla. Anche il supplimi che scherza con la mozzarella che fila. Una battuta velocemente prima di chiudere, sì, dottore? C'è un sito www.manovredisostruzionepediatriche.com dove ho tradotto per l'audiolibro per le mamme non vedenti e abbiamo creato anche dei libri in braille e traduzione in LIS per genitori sordi. E questa è una buona notizia. Allora, grazie a Paoletta, ricordo www.paolettablog.it, correggimi se sbaglio. Giustissimo, grazie. Bravo, adesso torna a casa e abbraccia la tua dolce creatura e ci auguriamo che sia arrivato un messaggio rassicurante per tutti. Grazie dottore Alberto Villani per essere stato qui con noi, grazie alla Società Italiana Pediatria per quello che fa e a Squizzerini.